Una pellicola tornata quanto mai d'attualità per capire meglio la complessa storia dell'Ucraina alla luce dell'invasione di questo paese da parte della Russia nel 2022. Il film è firmato da Alexander Dovzhenko, che è stato il più lirico dei registi dell'avanguardia sovietica, legato intensamente alla sua terra, l'Ucraina, che appare in tutte le sue pellicole, sempre come la vera protagonista. Questa, in breve, la trama di Zvenigora, la montagna incantata. Un vecchio ucraino ha due nipoti, Pavlo, sfaccendato ed arrogante, e Timosh, laborioso e gioviale. Il vecchio racconta ai nipoti la storia della sua terra, l'Ucraina, attraverso le invasioni polacche e la Prima Guerra Mondiale. Uno dei due giovani è un controrivoluzionario, mentre l'altro nipote, un cosacco, è consapevole della ricchezza del suolo ucraino in termini agricoli e minerari. Istigato dal primo nipote, il vecchio tenta di far fallire i progetti del secondo, ma all'ultimo momento si ravvede. Capisce che il vero tesoro sono la sua terra e la sua gente. Con questo film, il regista Dovzhenko creò un omaggio alla sua patria, un riassunto della storia millenaria della nazione ucraina e un affettuoso ritratto del suo popolo.